guerre e genocidi, di regimi violenti, oppressivi, arbitrari, ma parallelamente, col trascorrere dei secoli, si sono via via fatte strada, con fatica ma con costanza, correnti di pensiero che hanno posto al centro della propria riflessione la dignità di ogni persona, l'inviolabilità dei suoi diritti fondamentali e il dovere di porre dei limiti al potere assoluto. Il secolo scorso, il Novecento, si apriva in Europa con l'aspirazione di portare finalmente a compimento la libertà, l'eguaglianza, la fraternità degli uomini. Nel giro di pochi anni, al contrario, dalle macerie fumanti della Grande Guerra presero corpo fantasmi e ideologie aberranti che cancellarono secoli di conquiste e di civiltà, facendo precipitare l'Europa e il mondo nell'abisso più cupo e più perverso della sua storia. Nella Germania di allora, elementi di antisemitismo, di natura religiosa o culturale, già presenti da secoli su tutto il territorio europeo, si congiungevano fino a confondersi con teorie pseudoscientifiche di stampo razzista e con le perniciose ideologie del nazionalismo pangermanista e dello spazio vitale, inteso come territorio assegnato dal destino al popolo dei cosiddetti ariani e abusivamente occupato da popolazioni inferiori. Nella concezione nazista distorta, come ha ben scritto lo storico Jordan Sussan, la nazione non è un patto tra cittadini liberi, che sanno essere una comunità di destino, ma un'emanazione della razza, del sangue e del suolo, una lotta per la vita che schiaccia le etnie più deboli. E se in questa farneticante, odiosa gerarchia di razze umane il vertice era occupato dagli ariani, a livello più infimo si voleva collocare gli ebrei, talmente esecrati da non meritare nemmeno la messa sorte di servire, come schiavi, i popoli cosiddetti superiori. L'unico implacabile destino che il Terzo Reich assegnava agli ebrei era quello della distruzione, della totale cancellazione, un obiettivo per la prima volta concreto da raggiungere a ogni costo e senza risparmio di mezzi. Milioni di donne, uomini, bambini, in massima parte ebrei, ma anche rom, omosessuali, dissidenti, testimoni di Geova, malati di mente, disabili, furono fucilati, fatti morire di fame o sterminati nei camion, nelle camere a gas, bruciati nei forni o nelle fosse comuni, senza nemmeno il diritto al nome e al ricordo. Nel gergo disumano dell'SS erano semplicemente Stuck, pezzi, oggetti inanimati e senza alcun valore. Scrisse Hannah Arendt: morirono come bestiame, come cose che non avevano né corpo né anima e neppure un volto su cui la morte avrebbe potuto apporre il suo sigillo. Del resto, prima ancora di togliere loro la vita, i nazisti avevano tolto alle vittime le caratteristiche, le qualità, le peculiarità che costituiscono l'essere umano, di tutti e di ciascuno. Leggi razziali in Germania, come in Italia, negavano agli ebrei l'istruzione, l'affettività, il lavoro, la proprietà, la casa, la cittadinanza, i diritti, negare l'umanità per poi sopprimere. E tutto questo avveniva nell'indifferenza di tanti. L'indifferenza, anticamera della barbarie, un'indifferenza diffusa anche in Italia. Ma nei campi di sterminio non si progettava soltanto su scala industriale la morte di milioni di esseri innocenti. Da quella città di cenere sarebbe dovuto nascere l'uomo nuovo, la razza eletta, destinata a dominare il mondo per i millenni futuri. Il dottor Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz, non era soltanto il medico che, tradendo ignobilmente il suo compito, decideva con un gesto della mano della vita o della morte di migliaia e migliaia di persone. Era anche lo pseudoscienziato, apprezzato e incoraggiato da Reich, che vivisezionando senza alcuno scrupolo esseri umani, particolarmente i bambini, cercava di apprendere i segreti dei concepimenti gemellari per aumentare la prolificità delle donne ariane,
o per scoprire il sistema per trasformare il colore degli occhi in azzurro. Lo sterminio del popolo eletto si poneva nella scellerata e farneticante concezione nazista come condizione necessaria per garantire un futuro di prosperità alla razza ariana. I responsabili della Shoah non furono soltanto un piccolo manipolo di criminali, un gruppo di sadici assetati di sangue, un'avanguardia fanatica e indottrinata pronta a tutto. Per far funzionare a regime la poderosa macchina dello sterminio venne coinvolto almeno 1 milione di persone, non soltanto carcerieri aguzzini, ma anche industriali, ferrovieri, impiegati, medici, ingegneri, chimici, giuristi, poliziotti, senza contare l'approvazione tacita o la partecipazione attiva di comuni cittadini di tutta Europa che accompagnava le atrocità naziste. E tornando a Mengele, non si può fare a meno di ricordare la rete di protezioni e complicità insospettabili che gli permise nel dopoguerra di sottrarsi, al pari di molti già altri gerarchi, al giudizio per i crimini efferati contro l'umanità, continuando a esercitare sotto mentite spoglie la professione di medico così gravemente tradita. È doveroso ricordare e celebrare i tanti giusti delle nazioni che a rischio della vita hanno salvato decine e decine di ebrei in pericolo. I loro gesti, coraggiosi e temerari, sono come piccole fiaccole di luce e di speranza che hanno rischiarato una notte di tenebre. Al contempo, non possiamo coprire con una coltre di oblio i nomi, gli autori, i responsabili di tante efferatezze. In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani e ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all'acqua di rose. Fu feroce e spietata, e la metà degli ebrei italiani deportati nei campi di sterminio fu catturata e avviata la deportazione dai fascisti, senza il diretto intervento o specifica ricerca dei soldati tedeschi. Tra il carnefice e la vittima non può esservi mai una memoria condivisa. Il perdono esiste, concerne la singola persona offesa, ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato. La memoria delle vittime innocenti di quelle atrocità è patrimonio dell'intera nazione, che va onorato, preservato e trasmesso alle nuove generazioni perché non avvengano mai più quegli orrori. La settimana scorsa sono stato a Gerusalemme, come poc'anzi ha ricordato la Presidente Di Segni, insieme a molti altri capi di Stato, per il 75° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz. È stata un'occasione preziosa, un'occasione storica per ribadire una volta per tutte l'impegno della comunità internazionale contro il razzismo, l'odio, la guerra e la sopraffazione, contro l'antisemitismo, di vecchio e nuovo conio, che talvolta si traveste da antisionismo, negando il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. La considerazione che ogni uomo è depositario di uguali e inviolabili diritti e che nessuno può essere discriminato a causa del sesso, della razza, della religione, del ceto sociale, è un principio inderogabile, scritto con chiara fermezza nella nostra Costituzione repubblicana. Questo principio, affermato anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, deve guidare sempre di più la comunità internazionale nella risoluzione dei conflitti e delle controversie che sovente nascono da volontà di discriminazione e dal mancato riconoscimento della dignità dell'altro. La stagione terribile del nazismo non fu solo, come hanno notato con acume diversi studiosi, una curva a gomito nel cammino della storia. La regressione verso un tempo lontano e barbarico in cui tornava a vigere la legge del più forte, la tracotanza del potere assoluto. Nel nazismo, concezioni disumane arretrate, retaggio del passato, convivevano e anzi si fondevano con l'utilizzo dei più moderni ritrovamenti in campo scientifico e tecnologico. È un'avanzata organizzazione dello Stato permise di realizzare un efficacissimo e capillare sistema burocratico totalmente proteso verso l'obiettivo finale, lo sterminio degli ebrei.
la più grande e moderna macchina di morte, al contempo brutale e sistematica, mai costruita dall'uomo. Per fare davvero i conti con la Shoah, allora non dobbiamo più rivolgere lo sguardo soltanto al passato, perché il virus della discriminazione, dell'odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in un'isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell'uomo e debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano.